Parliamo degli occhi. Una ragazza asiatica bella che ha gli occhi a mandorla. Però questo tipo di occhi in Giappone non sono così belli, perché sembrano proprio asiatici. Occhi a mandorla. Ma noi vogliamo essere occidentali. Non ci credete? Occhi occidentali. Ci sono due tipi di occhi che in Italia non si accorge neanche, perché tutti voi ce l'avete. Hai. Praticamente, spesso i giapponesi hanno questo tipo di occhi. Cioè, che differenza è? Voi avete sopra palpebre, avete una riga in più. L'occhio sembra più grande. Tanti giapponesi non hanno questa linea. Questo tipo di occhio si chiama hitoe. Hitoe. Futae. Hitoe. Hitoe è così, gli occhi stretti, piccoli, però voi lo chiamate a mandorla. Però i giapponesi non lo vogliamo. Però chi nasce con l'occhio così fa addirittura anche operazione mettendo una riga. Io per fortuna ce l'ho da quando sono nata, non ho fatto operazione. O comunque noi trucchiamo per far sembrare più gli occhi grandi. Per esempio mettendo mascara, mettendo tsukemazuge. Tsukemazuge avete presente? Praticamente le ciglia finte, che si trova anche in Italia, però in Giappone è molto più diffuso. Comunque per i maschi, per gli uomini giapponesi non è così un grande problema se ha occhi alla mandorla. Allora, però soprattutto per le ragazze è molto importante avere questa riga sopra. Vi faccio vedere. Siccome io faccio spettacoli, concerti, allora normalmente non metto questo, come si chiama, ciglia finte, però ce ne ho tante perché tanto in Giappone costa pochissimo. Per esempio questo, non so, costa 100 yen? 100 yen, Daiso de katta kara. Però qualità abbastanza buona, perché sono fini e poi dove si mette proprio questa riga è trasparente, quindi si vede meno, si nota meno che sono finte. Però ce ne ho anche quelle più sottili, questo per esempio, meno forte, meno grossi. Questo cambia veramente, sono come bambole. Beauty eye. Ci sono veramente tanti tipi di e tsukemazuge, quindi io scelgo secondo la situazione. Per esempio, se devo fare concerto su un palco grande e pubblico lontano, allora mi trucco più forte e metto anche tsukemazuge più forte. Però se devo fare video vicino, allora per esempio oggi non ce l'ho, però potrei mettere anche una cosa così più leggera. Questi non sono gli insetti, ma questo è tsukemazuge case. Vendono anche addirittura, come si dice? Scatola. Scatola per mettere sopra, ciglia finta. Sopra ciglia. Ciglia finte. Yay! Sono tantissime. Anch'io me ne sono accorta adesso. Adesso parliamo di naso. Ho ho. Anche qua l'ideale della bellezza è diverso.
Sì. Intanto in Giappone si dice naso alto o basso, che in Italia probabilmente dite naso lungo o corto, e i giapponesi preferiscono di avere naso lungo o alto. Allora vi faccio vedere un esempio. Naso basso, naso alto. Naso basso, è chiaro? Parliamo di moda, comodità, priorità. Per i giovani italiani è una cosa molto importante, è la comodità. Per cui tanti studenti universitari hanno un vestito abbastanza semplice come jeans, maglietta oppure jeans, felpa, giubbotto, scarpe da ginnastica o sandali bassi comodi. Però invece in Giappone anche i giovani studenti universitari stanno molto attenti alla moda, mettono i vestiti molto particolari, mettono anche le scarpe con i tacchi alti e con tanti accessori strani. Questo secondo me perché fino a scuola superiore tutti hanno la divisa, tutti devono vestirsi lo stesso uniforme. Però appena finisce scuola superiore sono tutti liberi, cioè possono fare quello che vogliono. Quindi chi vuole vestirsi kawaii style, chi vuole vestirsi elegante o visual kei, quindi sono molto diversi. E poi anche solo per andare a lezione all'università tante ragazze mettono anche scarpe con i tacchi alti e minigonna con calze anche. E anche i ragazzi mettono sempre cappello, con capelli strani e tanti accessori. E per loro non è, cioè è importante anche la comodità, però più importante è bellezza, anche se magari sono scomodi. Infatti, anche se fa freddissimo, ma tanti non mettono la sciarpa grossa, stanno senza sciarpa e anche la giacca aperta perché così sono più figo. Kakoi! Però fa freddo in Italia. In Italia chi passa per la strada in inverno senza sciarpa tutto aperto è strano. Però in Giappone è normale. Soffrono freddo, però vogliono essere belli. In Italia è diverso, ma in Giappone comunque, Cairo, avete presente Cairo? Cairo è una bustina, dentro c'è sabbia, che questa sabbia quando tocca con l'aria si scalda da solo e poi questa bustina tiene in tasca e sempre scalda le mani, cioè sempre caldo. O sulla schiena si può attaccare anche. Per esempio, quando ero a scuola media, questo è un po' esagerato, è una cosa molto strana, ma per esempio c'erano le mie amiche che portavano la borsa di Louis Vuitton, Prada, Moda, e ancora 15 anni, 16 anni, però hanno già una cosa costosissima perché forse in Giappone, ma forse anche in Italia, ma chi ha un vestito o un accessorio, una borsa, scarpe o qualsiasi cosa di marca. Quindi è un status symbol. Quando vedo una ragazza che ha la borsa grande di Louis Vuitton e orologio di Gucci e accessori di Chanel, solo perché lei vuole avere delle cose di marca, allora lei spende tanti soldi. Non so se veramente lei è alla moda. Allora io penso, forse a volte queste ragazzine giovani, come vi ho detto prima, comprano per esempio una borsa molto costosa di marca, non perché gli piace il modello o quel colore, cioè veramente questo oggetto, ma solo perché è di una marca famosa. Grazie di avermi seguito anche questa puntata.
またね、またね、またね、バイバイ。